Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Perché vedi un po' di anni fa vedevo mamma e papà dentro una scatola. Ragazzi, prima vi parlerò di alcune cose, poi però apriremo il Super Geek Box perché, attenzione attenzione, da questo mese è finalmente disponibile anche in Italia. È da 3 mesi più o meno che vi porto gli unboxing del Super Geek Box, da questo mese finalmente è ordinabile anche dall'Italia. Prima però voglio fare una piccola discussione con voi. Allora, qualche giorno fa era il mio compleanno, il 4 settembre, è uscito il minigame sui Lucky Blocks. È uscito il Lucky Blocks insieme ai Mates. Intanto sto giocando col tappino della videocamera perché sono pro. Oltre a questo, io poi sono andato a leggermi i commenti e ci sono rimasto un po' male perché vedo che molti di voi ancora non entrano nell'ottica di quello che è YouTube per noi. Allora, i Lucky Blocks sono praticamente questi blocchi di Minecraft che tu, quando li spacchi, hai una possibilità di ottenere una cosa bella o una cosa molto molto brutta, ok? Perfetto. Attorno a questi blocchi vengono costruite delle mappe che consentono a dei youtuber come me e come possono essere i Mates di farci dei video sopra. Sono delle mappe basate su, diciamo, delle gare. Quindi chi arriva prima ad un certo punto spaccando tutti i Lucky Blocks. Ora, in questo episodio in particolare è successo che Stepney ha trovato un arco e ha iniziato a spararmi. Ora, nonostante io mi lamenti nel video, non vuol dire che lui non possa farlo, ma è successo il casino. Ah, ma Stepney quanto è coglione, Stepney è coglione perché usa l'arco per uccidere Surry. Ma siete scemi. Poi, già che ci sono, voglio parlare anche di un'altra cosa. In moltissimi, ma molti, si stanno lamentando del fatto di come io sia cambiato rispetto a 2-3 anni fa. Ora, ci ho già fatto un vlog su questa cosa, non voglio ripetermi, giusto perché voglio essere chiaro. Sì, sono cambiato, ok? È abbastanza facile capire come cosa. E no, se lasci dislike al video o se non scrivi sotto a un commento non vuol dire che tornerò a essere come 3 anni fa, perché in un periodo si cresce e non c'è, cioè, fare un downgrade non penso che abbia molto senso, soprattutto perché se sono diventato come sono diventato, che per voi è tanto male ma io non vedo questo male che vedete voi, è perché ho scelto di diventare così e quindi non vedo il senso di tornare indietro, perché ecco un'altra cosa che molti di voi non capiscono. Questa è la mia fanbase. C'è a chi piace Minecraft, c'è a chi piace GTA, c'è a chi piace Happy Wheels, c'è chi vuole che io torni a fare video come 3 anni fa. Ma dovete capire una cosa: se una cosa la volete voi, non vuol dire che la vogliono tutti. E io devo cercare di accontentare il più possibile la mia fanbase, perché se una persona si iscrive al mio canale, io ho l'obbligo morale, se vogliamo metterla, di cercare di accontentare più gente possibile. Ed è per quello che c'è la serie delle 7, che è una serie che riprende un po' quello che era il me di 2-3 anni fa, con una serie che è comunque seria su Minecraft. È per quello che continua a uscire Minecraftita, anche se ve l'ho già detto, per me Minecraftita finché non esce la 1.9 non è che abbia tantissimi stimoli a farlo, ma continuo a farlo per cercare di accontentare più gente possibile. È per quello che continuerà ad uscire Happy Wheels, è uscito un paio di settimane fa e continuerà ad uscire, probabilmente questa settimana ne è già uscito un altro. È per questo che escono i vlog in cui faccio le chart, in cui faccio le classifiche, ad esempio le 10 fotografie con le storie terrificanti, le 16 invenzioni stranamente utili, tutto perché ho una fanbase molto varia e cerco di accontentare il più possibile di questa fanbase. E per favore non lasciate dislike a un video solo perché volete che io torni a fare un video o una serie che facevo 3 anni fa. 3 anni fa era 3 anni fa, ora è ora, il futuro è da vedere. Quindi per favore non scassatemi i coglioni. Un po' come il discorso di che ho fatto prima dei Lucky Blocks, di quel video dei Lucky Blocks. Mi sto incazzando perché vi siete incazzati con Stepney. Ora, se non facessimo le così famosissime overreaction, ok? Perché è questo che, diciamo, questo è il fulcro, la overreaction. Perché se Stepney mi avesse ucciso, no? Io non dicevo niente, ha detto, ah, mi hai ucciso. Non sarebbe successo niente, ma io la ho enfatizzato. No, perché mi hai ucciso? Ero quasi arrivato. È tutto fatto per intrattenere. Tutto questo, tutto YouTube, è fatto perché io ho un'idea per un video. Lo realizzo, lo carico. E l'obiettivo finale qual è? Intrattenere voi.
Quindi è ovvio che Stepney, se droppa un arco, cercherà di uccidermi. È un video fine a se stesso, però. Non è che se mi uccide, oh mio Dio, assassinato su Dark Power, domani sui giornali, giovane youtuber assassinato dal collega. Capite il senso? Capite quello che sto cercando di dirvi? Spero veramente di sì, perché altrimenti ho seri dubbi delle vostre capacità intellettive. E naturalmente parlo a pochi di voi, perché anche questo è un fattore che molti youtuber, molti miei colleghi dicono. Io ho questo pensiero: se un video mi fa 200.000 views e i commenti sono 1.000, è ovvio che i commenti rappresentano l'opinione di una parte di voi, ma è una parte minima, perché uno su 200 è poco. Quindi quando faccio questo video non mi riferisco a voi cacciotti e cacciotte, mi riferisco a quelli che commentano in questo modo sotto i miei video, e quindi sto parlando direttamente a loro. Solo che, visto che a quanto pare quando rispondo ai commenti nessuno li legge, ho pensato di farci un video. Detto questo, passiamo al Super Geek Box. Perfetto, apriamo il Super Geek Box. E cosa c'è? La prima cosa che vediamo è il portachiavi di Street Fighter Hadouken. Aspetta, ma c'è un bottoncino qui, guarda. Ah no, aspetta, devo prima fare così. Devo prima levare il tab da dietro, guarda. Troppo figo! Poi, signore e signori, una sfera del drago. Una cazzo di sfera del drago! Possiamo iniziare a pensare a come evocare il drago Shenron e chiedergli di divertare in mondo. Non si può. Poi abbiamo una specie di cuscinetto di Iron Man. Io vi voglio ricordare, queste sono tutte cose originali. Ad esempio questo è della Marvel. Cos'è sta roba? Ma insomma è una specie di cuscinetto. Cosa sono queste cose? C'è pure delle orecchiette. Che cazzo? Non è molto comodo. Poi abbiamo, penso, le caramelle di Zelda. Vediamo. C'è scritto mentine. Però ho paura ad aprirle che cadono tutte. Ah, eccole qua, le mentine. Proviamole. Sono mentine. Non è pubblicità ingannevole, sono veramente mentine. Già qua tanta roba. Poi c'è anche uno di quei tatuaggi da fare con l'acqua. Solo io non sono così acabo. Io se mi faccio un tatuaggio lo faccio meglio. Non è vero, non me lo faccio più. O almeno non a breve. Poi, signore e signori, è arrivato il momento della maglietta. Maglietta che? Maglietta con scritto Vengeance. Ok, non so che gioco è questo. Boh, sarà un abbo io, ma questa non lo riconosco. Però è figa. Quindi maglietta sfera del drago, portachiavi che fa Hadouken e un tatuaggio ad acqua. Questo era il Super Geek Box di questo mese, e trovate il link in descrizione se volete comprarne anche solo uno per un mese, oppure se volete fare l'abbonamento come il mio. Ragazzi, spero che il video sia stato abbastanza chiaro per la parte prima dell'unboxing e che l'unboxing vi sia piaciuto. E con due bei limoni che mi avete regalato a Milano, io dico che per questo video è tutto. E vi lascio una massima che mi avete detto voi tramite un meme in cui mi avete taggato. Se la vita ti dà i limoni, tagliali e spremili negli occhi di chi ti sta sui coglioni. Io vi saluto, ciao, te lo do tutti.